Come ho sempre detto su questo canale, il curriculum vitae è fondamentale per trovare lavoro. Infatti rappresenta il nostro bigliettino da visita e quindi è importantissimo che sia fatto nella maniera corretta. Però c'è un altro strumento, altrettanto importante, anzi che alcune volte è addirittura più decisivo per il successo dei nostri iter selettivi, che è il profilo LinkedIn. La prima cosa infatti che un recruiter fa quando riceve un curriculum è quello di andare a spizzare su LinkedIn il profilo del candidato e in alcuni casi addirittura, anzi quasi sempre, quando viene svolta una ricerca attiva, cioè l'headhunter va a cercare i profili ideali per la posizione che sta gestendo, questa ricerca è fatta tramite LinkedIn. Quindi o direttamente o indirettamente LinkedIn ci trova lavoro. Prima di iniziare con il video vi voglio chiedere tre cose. La prima è iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettere mi piace per supportare questi contenuti e la terza è fatemi sapere se vi piace questo nuovo set e soprattutto fatemi sapere come possiamo chiamare questo nuovo amico. Tornando al video, oggi andiamo a vedere tre caratteristiche fondamentali che deve avere il nostro profilo LinkedIn per far sì che gli headhunter e i recruiter ci trovino e soprattutto fare una bella figura. Il primo consiglio è il design. Ragazzi, il design è fondamentale perché, come spesso succede, l'apparenza è anche più importante dei contenuti. Quindi la prima cosa che salta all'occhio quando uno va a vedere un profilo LinkedIn è l'immagine del profilo, l'immagine di copertina e la bio del nostro profilo, cioè la piccola descrizione di noi stessi. Per quanto riguarda l'immagine del profilo, possiamo serenamente utilizzare quella che utilizziamo per il curriculum. L'importante è che non sia una mostruosità, quindi vi consiglio di rimanere o solamente una foto del viso oppure a mezzo busto a tre quarti, quindi insomma nella maniera più professionale possibile. Per quanto riguarda invece l'immagine di copertina, non c'è nulla da dire, insomma LinkedIn anche quella standard va benissimo. Per quanto riguarda la bio, è fondamentale che sia breve, concisa e che soprattutto faccia capire quello che stiamo facendo in questo momento e quello che vogliamo fare in futuro. In merito a questa cosa vi chiedo gentilmente di non inserire in cerca di lavoro, disoccupato o open to work, ma qualora stessimo in ricerca attiva di inserire o l'ultima esperienza che abbiamo svolto o in alternativa, se siamo neolaureati, di inserire studente di oppure graduate in e il nostro settore di laurea, insomma. Questo perché? Perché come ho spesso detto, open to work, tutte queste cose così che sembra che stiamo elemosinando lavoro, non vanno mai bene. Quindi vi assicuro che l'estetica fa tutta la differenza del mondo e soprattutto vedere un profilo ben curato nelle date, nel modo di scrivere le cose nell'immagine, fa capire immediatamente che voi ci tenete moltissimo alla vostra professionalità e che soprattutto ci tenete a fare bella figura. La seconda caratteristica che deve avere è la completezza. Se è vero che non dobbiamo fracassare i coglioni con mappazzoni e con discorsi enormi, è anche vero che dobbiamo essere completi nella descrizione di quello che abbiamo fatto. Il vantaggio è che, a differenza del CV, su LinkedIn non abbiamo limiti di spazio, quindi se necessario possiamo dilungarci nella descrizione delle esperienze lavorative, del nostro titolo di studio o di corsi che abbiamo seguito. L'importante è che arrivi subito a chi lo legge il messaggio di quello che vogliamo dire. Per aiutarci con questo possiamo utilizzare i bullet point, anche io stesso sul mio profilo LinkedIn li utilizzo, perché ci permettono di far capire a chi lo legge immediatamente quello che abbiamo fatto, le nostre specializzazioni e cosa effettivamente siamo in grado di fare. Quindi consiglio vivamente, se necessario, di dilungarci anche un pochino di più nella descrizione del nostro ruolo, ma di utilizzare i bullet point sia per le hard skills e le soft skills che abbiamo acquisito, sia proprio per le cose specifiche che abbiamo fatto durante le nostre esperienze. Terzo ed ultimo consiglio, il posizionamento. LinkedIn è un social network e, cosa più importante, è un motore di ricerca. Quindi il nostro obiettivo è essere trovati. Iniziamo a costruire la nostra rete seguendo pagine di nostro interesse e profili di nostro interesse e ripubblicando, ricondividendo e mettendo il tasto consiglia, che sarebbe il solito like, a qualche post di nostro interesse. Questo è importante perché quando io vado a vedere un profilo LinkedIn, la prima cosa che mi esce sotto nome, cognome, immagine del profilo e posizione sono le attività recenti, quindi io, se guardo che tu hai svolto
delle attività recenti inerenti al tuo profilo, automaticamente ti vedo più dentro a quello che mi serve e a quello che tu puoi fare. Quindi è molto importante essere attivi sulla piattaforma. È molto importante anche curare per bene la sezione delle skills. Perché è importante curare per bene la sezione delle skills? Perché per quanto riguarda il posizionamento, viene fatto attraverso la sezione skills che noi andiamo a curare inserendo le abilità sia hard che soft che abbiamo guadagnato durante le nostre esperienze lavorative o universitarie. Qui infatti vi consiglio di essere esaustivo nella scrittura delle skills, nell'aggiunta delle skills, che è molto intuitiva come cosa, ma soprattutto un piccolo trick che vi consiglio è quello di utilizzare colleghi, amici, parenti, qualunque persona che potete trovare per farvele approvare, insomma per farvele confermare. Ecco, il termine che usa LinkedIn è confermare. Perché? Perché quando un headhunter va a svolgere una ricerca per delle skills, i profili che verranno messi in prima linea sono quelli che hanno quella skills più confermata. Quindi fate questo piccolo trick da figli di puttana per farvi confermare le skills e arrivare subito in cima alle ricerche. Si può fare, è legale ed è importantissimo farlo. Quindi per quanto riguarda LinkedIn, questi erano i tre consigli che mi sento di darvi, le tre caratteristiche che deve avere un profilo. Quindi ricapitolando, sono il design, che è importantissimo, la completezza, che è altrettanto importante, il posizionamento, che ci permette di essere trovati. Andate anche a vedere i profili LinkedIn più famosi, confrontate anche col mio mentre fate il vostro, che sotto questo punto di vista è curato molto bene, e mi raccomando, cercate di tenere ordine e pulizia nella vostra pagina. Non fate accavallare le date, cercate di essere chiari nelle esperienze, nella descrizione di quello che avete fatto, e vedrete che le visite al vostro profilo aumenteranno esponenzialmente. Ultima domanda e poi vi lascio. Ve l'ho già chiesto prima, ve lo torno a chiedere ora. Come lo chiamiamo?